Ciao a tutti ragazzi ed eccoci qua pronti ad andare a fare la tappa numero 5 della Vuelta, un'altra tappa che potrebbe assomigliare abbastanza alla realtà, solo che qua c'è la segna collinare, quindi difficilmente vedremo una volata, esattamente come ieri che nella realtà abbiamo visto una volata, qua abbiamo visto una volata di degli uomini big, insomma i big della classifica. Ora, ragazzi, si va ad iniziare questa quinta tappa che prevede tanti GPM. Quindi si potrebbe pensare di mettere Vine in fuga, e mi sa che lo faremo anche, perché ci sono 15, c'è una ventina di punti in palio. Vediamo ragazzi se mettere Vine oppure no in fuga, intanto andiamo alla partenza. Ed eccoci qua alla partenza ragazzi, siamo con Vine perché voglio metterlo in fuga, ci sono un sacco di punti, poi in più ha il più 2, quindi in caso di arrivo di fuga ha un bel picco, quindi dai, mettiamolo in fuga. E intanto parliamo un po' della tappa di ieri che ha visto vincere Groves con una super volata lanciata da lontanissimo da Molano perché si è ritrovato davanti per colpa di una caduta dei due uomini che aveva davanti, un compagno di squadra di Groves e uno dell'IF che hanno sbagliato totalmente l'ultima curva, si è ritrovato davanti, ha dovuto lanciare una volata veramente lunghissima e ce la stava anche facendo perché negli ultimi 100 metri l'ha passato Groves e quindi vince forse il velocista più forte di questa Vuelta, quindi ci sta, vittoria di Groves, vedremo se anche oggi appunto si ripeterà, alta probabilità perché ripeto è uno che tiene anche abbastanza bene sulle salitelle. Dainese non ha fatto la volata, non ho capito perché, se è rimasto coinvolto nella caduta dove è caduto Buitrago, non lo so, però non l'ha fatta, mi dispiace, vedremo se oggi la farà e soprattutto se oggi riuscirà a farla, cioè riuscirà a resistere a queste salite. Intanto aspettate che mi vado a giocare il GPM con Vine, vediamo se riesce a prendersi questi primi due punti, siamo con Sup della Total Energy, forse sono partito troppo presto, in realtà no, e mi prendo i due punti per la maglia Pua. E poi quali altre considerazioni possiamo fare nella tappa di ieri? È caduto Buitrago, non ho ben capito cosa si è fatto, devo ancora informarmi bene, insomma. Nulla, vediamo oggi cosa succederà nella Vuelta, ragazzi, vediamo un po' cosa succederà. Intanto io andrei al prossimo GPM senza neanche tagliare, tanto siamo già qua. Quest'oggi mi aspetto, anche quest'oggi c'è, cioè, nella realtà mi aspetto una volata, ragazzi. Mi aspetto una volata, capiamoci. Anche perché nella realtà il finale è ancora più facile che qua, che questa tappa qua che ho scelto di mettere. Quindi cioè, secondo me arriva la volata. Allora, attenzione ragazzi, 700 metri, io proverei a partire fra poco, 500, provo a partire ora con il nostro Vine, testa a testa con Jusson della Total Energy che ha raggiunto il compagno Sup, ma direi che il nostro Vine si prende anche questi 5 punti. Ora andiamo ai prossimi GPM. Ed eccoci qua, altro GPM, seconda categoria, sempre 5 punti per il primo, è già partita la volata, partono sempre più lunghi qua. 700 metri, io proverei a partire qua, ora i 600 perché spiana abbastanza, non trova spazio Vine, non trova spazio, che prova ad uscire ma lo chiudono tutti, dai ragazzi, però mi hanno chiuso tutti ragazzi, nulla, forse ho aspettato troppo, dovevo stare davanti, però mi hanno chiuso veramente male tutti quanti, ma va bene, lasciamo 5 punti per la strada, prendiamo i gel e andiamo al prossimo GPM. Altri due punti in palio per questa terza categoria, vediamo un po' se stavolta Vine riesce a riprendersi i punti oppure li riperde come prima. Speriamo di no ragazzi, speriamo di no. Nessuno ancora che si muove, ok, si muove adesso l'uomo della Alpecin. 500 metri, 400, provo ad uscire ora, mi stringono ancora ragazzi, ma basta stringermi. Ma cavolo, ci sono anch'io, lasciatemi spazio. Gazze mi ruba i punti, almeno mi prendo un punto, vediamo il lato positivo. Sempre due punti in palio anche per questa terza categoria, vediamo se stavolta Vine avrà più fortuna, siccome hanno il vizio di chiuderlo, non so cosa dire, hanno tutti il vizio di chiudere il mio Vine. 700 metri, ha poco gel rosso Vine, non mi ispira affatto, ne ha veramente poco, quindi ho paura che di punti ne vedremo ancora pochi in questa tappa, proprio per il fatto che ha pochissimo gel rosso, infatti qua 0 punti, vediamo il prossimo. Altri due punti in palio su quest'altro terza categoria, l'ho preso un po' troppo indietro ragazzi, però
sono riuscito a risalire in tempo. Provo già a partire adesso, siccome è totalmente piatto, vediamo se Vine può riuscire a prendersi questi due punti. Fa una curva molto buona, però sempre Gazze glieli ruba. Non so quanto abbia di sprint sto Gazze, però è veramente forte. E andiamo all'ultimo GPM. Ed eccoci anche su quest'ultimo GPM. Attenzione che dietro hanno attaccato Vlasov insieme a Bardet. Intanto proviamo a prenderci questi 5 punti, poi vediamo ragazzi, perché si fa interessante la corsa. Immaginavo che ci fossero attacchi da parte degli uomini di classifica, siccome questa tappa me la segna collinare. 600 metri, 500, proviamo ad alzarci un po' sui pedali, proviamo ora a fare il nostro sprint, vediamo se Vine riesce a prendersi questi ultimi 5 punti di giornata, ce la fa. E ora ragazzi, come me la gestisco? Devo di sicuro andare a prendere Almeida. Io spero che di attacchi non ce ne siano più. Ok, e direi che possiamo riprendere o quando ci sono altri attacchi oppure nel finale. Riprendiamo ora ragazzi, perché ripartono altri attacchi a meno 7,8 dalla fine. Continuano appunto gli attacchi. Soler mi serve a proteggere Almeida. I miei non li voglio far muovere, perché secondo me questi attacchi non vanno da nessuna parte. Quindi vediamo se avrò ragione oppure no. Però io per ora li tengo ben coperti qua in gruppo, i miei, soprattutto i miei due capitani, Almeida e Ayuso. Comunque sarà Almeida il nostro capitano, ma già lo è. Però comunque tentiamo di difendere anche Ayuso, che è in classifica generale. Non ricordo bene la posizione, però è in classifica generale, mi pare tipo sesto. Vorrei dire una cavolata, tipo sesto. Ragazzi, attenzione, perché 5 km quelli lì, occhio, dobbiamo rientrarci anche veloce. Ci pensa Sanchez a provare a portarci sotto e ce la fa. Andiamo a prendere quel leggero gel rosso che ci manca, prendiamo subito il gel blu. Ah, ho capito qual è questa tappa, sì, so come l'arrivo, quindi dai. Soler, mi vieni a proteggere per la nona volta che te lo dico, per favore. Capisco Soler che ogni tanto tu decidi di non fare il capitano anche nella realtà, però, cioè decidi di non fare il gregario ma il capitano anche nella realtà, però mi serviresti qua. Ancora Roglic che parte con i dita dietro, occhio, e Soler, non ce n'è ancora la traccia di Soler. E vabbè ragazzi, che devo fare? Eccolo qua Soler, perfetto, arrivato giusto in tempo per non fare un cazzo. Cioè ragazzi, vabbè, eccolo qua che ci buttano contro l'Etna Senna, ma per fortuna il nostro Almeida rimbalza, una Almeida di gomma. Attenzione che Roglic continua a mantenere un filo di vantaggio, arriva anche Geraint Thomas, però il nostro Almeida è ben messo ragazzi, il nostro Almeida è molto ben messo. Facciamo di attaccare anche i nostri compagni, attacca anche il nostro Almeida, vediamo, deve prendere bene la curva e ci riesce. Dai Almeida per la terza vittoria di fila, questa sarebbe, ragazzi, terza vittoria di fila di Joao Almeida, che sta dominando questa Vuelta ragazzi, incredibile, terza vittoria di fila di Joao Almeida. Ragazzi, è crashato, non so cosa dire, speriamo che si sia salvata la volata che ha fatto Joao e quindi che la terza vittoria di fila ci sia realmente e non mi tocca rifarla, speriamo ragazzi, ho paura che mi tocca rifarla, no, non ci credo, raga. Ma ragazzi, basta, però troppi bug c'è sto gioco, mo crasha pure. E quindi ragazzi, riandiamo a rifare l'arrivo, che vi devo dire? Ok ragazzi, rifacciamo l'arrivo, siccome il gioco ha deciso di crashare, 3 km, vediamo un po' se riusciamo a ripeterci, speriamo di sì, perché questo Super Almeida che vince 3 tappe di fila sarebbe bello vederlo, ma porca, ho preso male la curva per colpa di Thomas e di Remco, era l'altro, non ho visto. Stavolta c'è Vingegaard davanti e non Roglic come prima, però siamo più o meno di nuovo uguali a prima, insomma. Devo dare a tutta la squadra di attaccare e partiamo anche noi. Vediamo un po' se Almeida riesce a ripetersi a questo punto, siccome il gioco ha deciso di crashare. Almeida però, lui ha deciso che deve fare la terza di fila e la fa. E la fa, nonostante il gioco che crasha, la fa. E vediamo se mi tocca rifarla una terza volta, speriamo di no.
Ok ragazzi, il gioco non ha più fatto cazzate come crashare, però purtroppo ci dà il virus, grande cavolo. Comunque, Super Almeida vince la terza tappa di fila, Yuzo nono, undicesimo Vine. Purtroppo però si ammala, quindi credo che per le prossime tappe avremo un Almeida ammalato. Cosa vi devo dire? Il gioco è così, lo sappiamo, se ti va troppo bene ti dà la mazzata. Almeida comunque rimane primo nella maglia roja con 52 secondi di vantaggio su Vingegaard, Ayuso settimo 2.40, abbiamo rinforzato la maglia poix con 49 punti contro i 27 di Evenepoel. Almeida ora è anche primo nella maglia verde, attenzione, con queste tre vittorie di fila. Almeida ha anche la maglia bianca, siamo secondi nei team e Vine è primo anche nella combattività, molto molto bene. Ma sto dicendo, terza vittoria di fila è così, no ragazzi? Cioè, ieri abbiamo vinto. Ok, no, perché mi era sorto un attimo il dubbio. E quindi voglio vedere solo una cosa. Ah, ottimo. La prossima tappa sarà in salita. Ho messo la Qui de Dom e farla con il virus sarà veramente tosta, ma questo lo scopriremo domani. Mi raccomando, vi ricordo sempre, finita la Vuelta, passate in live, che quest'oggi giochiamo la carriera con l'Europe Car su PCM, quindi vi aspetto in live appena finita la Vuelta, canale in descrizione. E nulla ragazzi, buona quinta tappa di questa Vuelta. Ciao ciao!